Benvenuti amici di Night and Day, quella che vedrete a breve è la puntata più terrificante dell'anno. Sì, infatti, streghe e stregoni, dolcetti e scherzetti hanno caratterizzato l'intero fine settimana. Seconda settimana e grande successo per il Muà di Cava dei Tirreni. Amici di Night and Day, ebbene sì, mi trovo insieme al nostro mitico Pasquale Falcone, buonasera. Ciao bella, buonasera. E pensate un po' dove mi trovo, al nuovo locale, praticamente, Exborskis, ricordiamolo, perché ci vuole Muà adesso. Muà, ma che è nato Muà? Io sono stata sempre curiosa di sapere come mai questo nome. Muà in francese significa me. Me. E quindi questo locale un po', grazie poi anche adesso ci personifica te, diciamo. Sì, no, vabbè, diciamo che ho cercato proprio di spersonalizzarlo. Proprio perché poi parleremo anche dei motivi, sarò piuttosto impegnato nel prossimo periodo, grazie sì, a Dio. Sì. E quindi ho delle forze fresche che mi aiutano, qui anche mio figlio, che aiutano ovviamente questo nuovo concetto di locale multimediale, poi i miei soci vi parleranno. Tranquillamente locale ne parleremo particolare. Dopo. Sono due novità, diciamo, di Pasquale. Una è il film. L'altra è che sbaglio proprio qui all'interno si svolgono corsi di arte, recitazione. Esatto. Il Muà, che ovviamente è gestito da questa società che si chiama All In Studios, è anche una scuola, è una scuola di recitazione teatrale e cinematografica, di canto, di sceneggiatura, di master di produzione musicale, di canto e ovviamente di corsi di espressione del corpo. Quindi il pomeriggio dalle 15 alle 20, ovviamente con varie sezioni, concorsi junior e concorsi senior, ci sono proprio dei corsi di teatro, di sceneggiatura, di recitazione, di sceneggiatura, ovviamente sono tenuti da personale qualificato, ma soprattutto la cosa importante è che hanno dei super tutor. Faccio degli esempi: il corso di recitazione ha dei super tutor eccezionali, Maurizio Casagrandi ogni mese, ogni 50 giorni Salemme, una volta, due volte durante il corso viene anche Zeno De Caro. Il corso di sceneggiatura ha un super tutor come Anna Pavignano, candidata all'Oscar, sceneggiatrice dei film di Troisi. Sempre il corso di recitazione, per quanto riguarda la dizione perfetta della lingua napoletana, c'è Antonio Casagrande, storico attore napoletano, ormai ultra settantenne, che vuole lasciare proprio un testimonial e vuole ovviamente insegnare a questi ragazzi la vera dizione della lingua napoletana. E quindi chi fosse interessato ai nostri corsi di recitazione, che partiranno a metà novembre e avranno un master che finirà a maggio con uno stage e con un saggio finale, che poi è uno spettacolo, noi porteremo in giro per la campagna, puoi chiamare ai numeri del Muà che troverà in sovraimpressione, cioè. Quindi i numeri qui che vedete che vi fanno impressione. Ta-da! Fresca da Medusa, mi è arrivata oggi via internet. Eccola qua, questa è la locandina del film. Il film esce il 5 di dicembre in tutta Italia, 4 anteprima qui a Cava dei Tirreni. Ovviamente insieme al film di Aldo, Giovanni e Giacomo siamo il film di Natale di Medusa, usciamo in oltre 200 sale e sono contento, sapete che c'è Maria Grazia Cucinotto, c'è Maurizio Casagrande, c'è Ornella Muti, c'è Claudio Coccoluto, Rosario Di Cicco, Antonio Stonello e soprattutto 10 ragazzi cavesi e non solo, perché c'è uno di Torre, uno di Salerno, uno di Eboli, che per la prima volta saranno sullo schermo. Dalla prossima settimana vi facciamo vedere anche il trailer. Ciao. Un bacio. Amici di Night and Day, mi trovo insieme qui a Roberto, buonasera, esatto. Al Muà e precisamente nel ristorantino. Sì, il Kubrick Ristorant, che è per noi la chicca perché abbiamo
tra le prime idee di questa nuova concezione di locale abbiamo pensato di fare un piccolo ristorante chiuso in una serie di cristalli per permettere alle persone che mangiano qui le nostre specialità anche di vedere ciò che c'è fuori e poi immergersi nelle danze più tardi. Ci tengo a dire una cosa, anche perché oggi, sai com'è, non sempre si capisce bene il messaggio dell'esclusività. Esclusività in questo ambiente molto particolare è legato magari a chi arriva prima, cioè come concetto di prenotazione. Non si pensi che sia un ristorante che abbia dei prezzi esorbitanti. La qualità cerchiamo di curarla perché piace fare bella figura con i clienti in generale. È una cosa molto accessibile, ma secondo noi è un'idea, diciamo, diversa per passare una serata in una discoteca oppure in un live. E quindi abbiamo cercato di dividere un po' gli ambienti. Se sbaglio, questo è il terzo venerdì. Sì, questo è il terzo venerdì, è capitato con Halloween, quindi una serata molto particolare, diciamo, con, devo dire la verità, con una bella affluenza, quindi una cosa importante. Il sabato anche sta andando bene, siamo in procinto, abbiamo parlato in questa settimana con i nostri soci di creare qualche alternativa per la domenica sera. Abbiamo delle idee, probabilmente cercheremo, se riusciamo, a fare una serata 70-80, che è una cosa che ci richiedono in molti. Gli amici di Netendi li aspettiamo, li invitiamo? Io li aspetto tutti, arrivederci, ciao. Ma voi quando è, tra quanto iniziate? Suonare. Noi di solito iniziamo dopo la musica dal vivo, mezzanotte e mezza più o meno. Sbaglio o accompagni la musica, la discoteca con... Lui accompagna me. Li accompagnate? Senza, perché è lui che c'ha la macchina e viene a prendere a casa, però poi... Voi preferite un dolcetto o uno scherzetto? Lui lo scherzetto già me l'ha fatto. Che t'ha fatto? No, non te lo dico. Salutiamo gli amici di Night and Day, mandiamo un bacio. A dopo. Questo è in assoluto il primo concept club del sud Italia, ovvero all'interno dello stesso club si possono trovare la discoteca, il ristorante, la suite privé con la jacuzzi, la sala giochi, il tatami che offre praticamente stuzzicherie giapponesi e comunque una situazione più relax e tutta una serie di, appunto, di situazioni all'interno appunto della stessa serata. È un pochino, per intenderci, come il multisala rispetto a una sala cinematografica normale o come il centro commerciale rispetto a un negozietto normale, ovvero hai un'offerta molto più ampia all'interno dello stesso posto. Facciamo un pacchetto in cui praticamente è compresa stuzzicheria, degli affettati di frutta, delle bottiglie e chiaramente l'utilizzo della vasca idromassaggio per un massimo di 10 persone. Vi aspettiamo in tanti. Ciao. Tutti i venerdì di Casanova sono qui. Ciao. Saluto da Vito e tutti di Casanova.